Il calciomercato è nel vivo delle trattative, mancano appena 12 giorni alla conclusione e crediamo che la prossima settimana sarà più o meno determinante per tutti indistintamente, soprattutto per il Crotone alla ricerca di una punta che possa portare nuova linfa all'assetto tattico rossoblù e possa allo stesso tempo dettare più soluzioni per mister Menichini, anche se è necessario puntare su un attaccante che abbia le caratteristiche di concludere e concretizzare quanto di buono si riesce a creare in zona d'attacco. I numeri dicono che abbiamo l'attacco più sterile dell'intero campionato e che dopo tre sconfitte consecutive siamo stati risucchiati in una zona che attualmente ci garantirebbe la salvezza, ma non ci consente assolutamente di stare tranquilli, anche in virtù dei prossimi avversari che andremo ad affrontare. Dopo il Varese saremo di scena a Castellammare contro la Juve Stabia nell'anticipo di venerdì e di seguito incontreremo in casa il Pescara nell'infrasettimanale di martedì 31 gennaio. Le tre squadre che attualmente giocano meglio delle altre, quindi non vanno assolutamente sottovalutate. Del resto la loro classifica in prospettiva promette bene. Noi comunque siamo nelle condizioni di potercela giocare alla pari con chiunque e quindi quello che non deve trapelare per permettere al Crotone di tornare alla vittoria è innanzitutto la condizione psicologica che in determinate circostanze potrebbe remare a nostro sfavore. Chi in questo caso ha il dovere morale di farsi sentire più degli altri per incutere timore agli avversari e meritare rispetto sul campo, oltre al mister, sono i cosiddetti vecchietti, galardo abruzzese su tutti. Sono proprio loro che devono spingere i più giovani all'assalto decisivo per tornare al più presto in una situazione a noi più congeniale, se non altro per il gioco fin qui espresso e per il credito che abbiamo con la fortuna. Intanto i nostri dirigenti in quel di Milano, dopo aver salutato la squadra in un incontro rafforzativo, si stanno prodigando con la solita saggezza e oculatezza a concludere un ingaggio che presumiamo, come sempre, sia all'altezza. Venerdì 13 gennaio nell'auditorium del Pertini è stato presentato il piano provinciale per le attività motorie, fisiche e sportive della provincia di Crotone. Presentazione del piano provinciale studentesco delle attività motorie, non solo, penso, perché saranno impegnati tutti gli studenti della nostra provincia nelle gare competitive. Sì, stamattina abbiamo presentato il piano, che è il nostro strumento programmatico, per condividere con la comunità del territorio le attività sportive scolastiche. Siamo partiti dalle origini, dalla storia sportiva di questa città che... È giunto il momento di farlo conoscere nelle scuole con un'azione incisiva e programmatica per far sì che, partendo da questo spunto, vogliamo rilanciare i nostri ragazzi, la scuola e il territorio per sostenere la candidatura di Roma 2020. In che modo? Coinvolgendo gli insegnanti di educazione fisica, i ragazzi, gli insegnanti di scuola elementare, diciamo, con un programma di educazione olimpica che prevede 5 aree tematiche: sport e salute, sport e cittadinanza attiva, sport e ambiente, con una serie di azioni concrete e dove il trade union è rappresentato dalla filosofia dell'olimpismo, dello sport, insomma, che è fondato su 5 parole chiave: amicizia, fair play, onore, gloria e pace. Questi valori, diciamo, li vogliamo recuperare per far sì che i nostri ragazzi possano crescere al meglio e in una prospettiva futura. Benissimo, grazie. Parliamo ora un attimo del calendario. Quando inizieranno questi giochi? 18 e 20 partiremo subito con le fasi provinciali di gennaio, scusami, di gennaio. Dal 20 inizieranno le fasi di qualificazioni dei giochi di squadra: calcio a 5, calcio, pallavolo, tennis tavolo, pallo tamburello, fino a fine marzo, dove dal 26 al 31 ci sarà la settimana provinciale dei giochi sportivi scolastici con il cerimoniale olimpico, cerimonia di apertura, 5 giorni di gara e cerimonie di chiusura.
Dopo le vacanze di Pasqua inizieremo con l'attività nelle scuole elementari e a maggio ci saranno 5 giorni di manifestazioni con le scuole elementari dall'infanzia alla quinta classe. Giorno 1 giugno ci sarà la giornata di chiusura di tutte le attività sportive. Complimenti. Grazie. In quel contesto, diciamo, a Roma...